stazione di Giulia 9, un treno si allontana, un altro parte, ma non è il Frecciabianca che invece fermerà, tornerà a fermare a maggio, della conquista del comune di Giulia 9 e degli assessori che hanno preceduto anche l'attuale, e cioè Forcellese e Grimi che abbiamo con noi. Perché è importante il Frecciabianca che si fermi, almeno d'estate per ora? È di un'importanza strategica. Innanzitutto ringrazio veramente Archimede Forcellese, che è colui il quale ebbe l'intuizione di iniziarla, questa battaglia che sembrava sostanzialmente difficilissima, che poi dopo invece con lo sforzo di tutta l'amministrazione comunale e anche di un intero territorio è andata a compimento. Il Frecciabianca a Giulia 9 è in sostanza la più grande operazione di marketing turistico territoriale che la provincia di Teramo possa ricordare. È veramente stata una vittoria, perché non si tratta della stazione di Giulia 9, si tratta della porta ferroviaria d'accesso all'intera provincia di Teramo. Quindi poi bisognerà combattere per fare in modo che rimanga sempre, insomma. Ecco. Questo è uno step che so che si sta portando avanti con grande forza, con grande attenzione, con grande perseveranza, e che io penso possa anche essere vicino a far rilevare passi decisivi. Sarebbe importantissimo dare all'intera provincia di Teramo, che è una delle poche in Italia ad essere esclusa dai circuiti dei treni a lunga percorrenza dei Frecciabianca, che questo fosse per tutta la stagione. Per tutto l'anno? Tutto l'anno, assolutamente, ci mancherebbe altro. La nostra è una città, è una provincia che vive costantemente e che ha bisogno dei servizi sostanziali come qualsiasi altra provincia. Per cui in questo momento stiamo colmando il gap a livello stagionale, deve essere colmato anche a livello annuale. Prima dell'intervista Grimi voleva lanciare un appello, adesso se Lorenzo può introdurre lì. Questa è la sede della Polizia Ferroviaria, con tanto di stemma sopra, un allarme perché rischiamo di perderla, com'è? Allora, il Frecciabianca è stata una grande conquista, la stazione di Giulia 9 è in rifacimento e sarà abbellita. Qui ha sede l'unico posto della Polizia Ferroviaria della provincia di Teramo, bisogna andare a Pescara a trovarne un altro, e io noto acclaratamente il fatto che il personale della Polizia Ferroviaria si sta depauperando, se sono rimasti solamente 4 effettivi. Con qualcuno che va in pensione, dicevi? Qualcuno fra poco andrà in pensione, io vedo solo 4 effettivi e mi sembra che possano essere ai limiti della capacità operativa. È una, non dico un grido d'allarme, ma è una situazione che andrà attenzionata, e io spero che in questo caso non solo la città di Giulia 9, ma come per la conquista del Frecciabianca, tutta la provincia di Teramo nel suo complesso faccia riferimento a questa che può essere una potenziale battaglia. Non possiamo rimanere senza una postazione di polizia ferroviaria in provincia di Teramo, anche perché qui stiamo parlando di turisti che arriveranno, o persone che arriveranno con il circuito nazionale dei treni a lunghissima percorrenza, e hanno diritto a farlo in piena sicurezza.